Sì, avanti. Un permesso. E qui per i colloqui. Sì, lei è? Caterina De Girolamo, ma gli amici mi chiamano Cater, oppure Ketty, alla francese. Guardi, non mi ricordo il suo nome dall'elenco, però... Prego, ci siamo. Allora, mi dica qualcosa su di lei. No, Gesù, no. La domanda più seria, per favore, no. Anche a scuola, quando la maestra mi diceva De Girolamo, la domanda a piacere, io... Zitta, muta come una babba immobile. Quindi, non lo so, se c'è qualcosa che mi vuoi chiedere, non me la puoi fare una domanda direttamente? Vediamo, quando sei laureata? Ma chi? Lei. Io? Laureata? No, ma quando mai? No, no. Io ho seguito un corso apposito per la regione. E poi ho fatto un sacco di esperienza da Celeste, che è un'amica di mamma che ha uno studio tutto suo giù in Sicilia. E adesso ci siamo trasferiti qui per motivi che non sto qui a rimangare approfonditivamente. E niente, quindi sto cercando lavoro. E... mi spieghi un attimo, allora, un corso di architettura della regione? Architettura? Ma perché io ho detto architettura? No, scusami, perché io certe volte mi perdo nelle cose e non so manco quello che dico. Infatti architettura no, estetica. Quindi ho fatto massaggio, viso, corpo, massaggi shiatsu. Ma soprattutto la mia specialità sono le unghie. Faccio tutto, proprio tutto. Faccio il French, la manicure, oppure anche la ricostruzione invisibile o il post-itch. Ma soprattutto la mia specialità, lo sai cos'è? Il mio marchio. Le rombi. E vedi qui come sono belline, piccole. E poi sul pollice c'è il sole che tramonta. E sul mignolo che risorge. Sono belle. Ho capito. Ci deve essere stato un piccolo equivoco. Tu forse cercavi lo studio di estetica che è all'altra scala. Questo è uno studio di architettura. Oh, Gesù! Piccolo di me. No, vabbè. È che Roma è così grande che io ancora non mi sono ambientata e uno si perde pure da una scala all'altra. Ma quindi anche voi cercate lavoro? Sì, cerchiamo uno stagista, qualcuno che risponda al telefono, però. Che come si vede che siamo al nord? Perché giù in Sicilia lavoro non ce n'è, manca a cercarlo, manca a morire. Però guarda, ti dico, la crisi non è che qui non ci sia arrivata, tant'è che noi invece di assumere qualcuno stiamo te lo divulgi, stiamo cercando un stagista appunto per portare caffè, rispondere al telefono. Oh, ma io rispondere al telefono, io lo so fare proprio, ma lo so fare tantissimo, tant'è che mia mamma certe volte mi tira le ciabatte di dietro perché parlo, però io rispondo sempre e non finisco mai di parlare. Però noi cerchiamo qualcuno che sia anche laureato in architettura, che possa, che ne so, utilizzare i nostri programmi di grafica, fare le revisioni dei progetti, insomma, competenze un po' specifiche. No, allora, per carità. Perché io tutte queste cose non so nemmeno che cosa so. Mi dispiace, vorrei... A te ti dispiace? Qua era bellissimo, tu sei pure simpatico. Vabbè, allora mi sa che vado al centro estetico. Ma tu dici che mi prendono? Io ti auguro veramente col cuore, sì. Ah, speriamo, ora addio. E vabbè. Allora io me ne vado. Okay. Senti un attimo, però io faccio così, ti lascio il mio bigliettino da visita. Perché... Ah, lì. Sì, perché nella borsa è troppo grande, ogni volta perdo tutte cose. Però dico, ti lascio il bigliettino da visita, perché se tu magari trovi qualcuna che sa fare tutte quelle cose, ma che non sa rispondere al telefono, allora magari pensi a me. Perché io ho tanto bisogno di lavorare. Va bene. Ok. Ti ringrazio. Allora vado. Sì. E non mi dire pure tu che questo fisico che ho posso fare la modella, perché io la modella non la posso fare. Che sono timida, sui tacchi non so stare e mi vergogno. Ok, non te lo dico, però sei davvero molto bella, cioè, se posso permettermi. Certo che puoi permettermi, mica mi stai dicendo che sono una cessa.
Ma come ti chiami? Luca. Io Gale. Però forse già te l'avevo detto prima. Va bene, allora ciao. Allora ciao. A presto.